Beh sì, certamente tutti gli anni direi che da Pasqua il Rimini deve essere in grado di accogliere sempre più persone. Quest'anno e negli anni insomma, trascorsi abbiamo anche la sfida di accompagnare questa accessibilità con una grande trasformazione in corso nella città, dei cantieri che riguardano in prevalenza i nostri lungomari. Ecco, anche quest'anno quindi come amministrazione comunale ci siamo impegnati e attrezzati per sperimentare e riproporre delle soluzioni anche nuove. In primis lo shuttle mare per cercare di far sì che chi deve avvicinarsi al mare con un mezzo di trasporto, un veicolo, lo possa fare utilizzando la navetta gratuita che già dall'anno scorso è stata sperimentata, direi con veramente ottimi risultati, apportando sia i riminesi che anche chi viene dall'entroterra, che possono comodamente parcheggiare l'auto a monte della ferrovia nella zona sud, chiamare con l'app lo shuttle e insieme ai propri bimbi, ai propri familiari, arrivare vicino alla spiaggia di destinazione. Questo servizio partirà dalla Pasqua quest'anno, nei weekend e festivi fino a giugno e poi dal 2 giugno tutti i giorni fino all'11 di settembre saranno disponibili questi mezzi per accompagnare appunto i riminesi e chi viene a visitarci in spiaggia, dalle 9 alle 21. Oltre a questo si confermano poi tutti i servizi già esistenti, dalla micromobilità elettrica, quindi monopattini, biciclette elettriche, il car sharing elettrico di corrente, e anche i servizi di trasporto pubblico, ovviamente il metromare che quest'anno sarà nel suo regime definitivo, no? Full electric con i nuovi mezzi, e anche modalità di pagamento convenienti per i turisti, penso al Rail Smart Pass, alla card che consente di viaggiare su tutti i treni da Ravenna Cattolica dei servizi regionali e sul trasporto pubblico di Start Romagna da 3 o 7 giorni, e anche i servizi che poi i clienti e i turisti possono trovare ad esempio nella nostra velostazione, dal deposito al noleggio biciclette e cargo bike, che è un'altra novità che sta andando molto molto di voga. L'amministrazione è impegnata anche a implementare delle aree di sosta da Miramare fino a Torre Pedrera, ne cito alcune, nell'area dell'ex questura via Ugobassi arriverà un parcheggio da 104 posti destinati agli hotel in un modello simile a quello già in uso per il parcheggio Chiabrera, arriveranno un'ottantina di posti in Piazzale Marvelli, quindi Piazza Tripoli, a supporto ovviamente della pedonalizzazione dei lungomari. Stiamo lavorando e fra qualche giorno daremo anche l'annuncio di una nuova area di sosta gratuita con servizi gratuiti di park and ride, ovvero parcheggio l'auto gratis e con una navetta, lo shuttle o un trenino nei weekend potrò essere trasportato gratuitamente alle spiagge di Rimini Sud, interessate in particolar modo dai cantieri, per la zona sud. Sulla zona nord e San Giuliano sono in arrivo quest'estate circa 130 posti auto in via Coletti, in un'area che è di proprietà di PMR, partiranno i lavori a breve. E spostandoci verso Viserba stiamo negoziando l'utilizzo di circa 80 posti auto su via Pallotta nell'area dell'ex Conad, e su Viserba arriveranno poi 100 posti auto diciamo nei pressi del centro studi come previsti nei lavori di RFI. Tutta un'attività che è in corso col forte impegno anche del nostro assessorato ai lavori pubblici su questo fronte.